essere passato. Attendiamo ancora qualcuno. Posso procedere? Allora, il presidente dell'ufficio centrale, verificato che nei confronti del candidato per il quale una proclamazione sta per essere effettuata non risulta essere sopravvenuta né accertata successivamente alle operazioni relative alla presentazione di candidature alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15, 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235, tenuto presente il disposto dell'articolo 72,9 del decreto legislativo 18 agosto 2267, in base al quale dopo il secondo turno di votazione è proclamato eletto il candidato sindaco, il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, accetta che il candidato signor Vito Parisi ha riportato fra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio il maggior numero di voti, pari cioè al numero 6.019 voti validi. Quindi il presidente alle ore 17.30 del giorno 20 ottobre 2021 proclama eletta la carica di sindaco del comune di Ginosa il signor Vito Parisi, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale ai termini dell'articolo 41,1 del decreto legislativo 267-2000. Un discorso. Sì, sì, sì. Buonasera a tutti, e innanzitutto la ringrazio a lei a nome di tutta la commissione e l'emozione che continua a rimanere forte nonostante siano passati 5 anni, e mi auguro che quella emozione rimanga sempre tale, sempre viva, perché è quella che ti tiene fortemente legato al pavimento, ti tiene con i piedi per terra. Un ringraziamento naturalmente a quello che sarà il futuro gruppo di maggioranza e un augurio di buon lavoro ai diversi gruppi di minoranza. C'è moltissimo lavoro da fare e un ben ritrovati ai funzionari, al personale amministrativo del Comune di Ginosa, un doveroso ringraziamento per tutto quello che è stato fatto anche in questa elezione, che non è
un lavoro facile, potrei dirvi, poi posso dirvi ben trovati, e con questo spirito auguro alle nostre comunità di Ginosa e Marina di Ginosa un sincero nuovo inizio per questi 5 anni che saranno impegnativi, ma permetteranno di poter attuare un programma che aumenterà la qualità della vita di questa comunità e di questo territorio. Semplicemente questo. Grazie.